se si va a leggere gli emendamenti nel merito non c'erano particolari criticità e difficoltà, però nel momento in cui la massa di documenti presentati è tale, si rischia di bloccare i lavori o di restare qui 48 ore per discutere di virgole e quindi la scelta più opportuna è riaprire una discussione in commissione e tornare con una pratica nuova quando ci sarà una maggiore condivisione. Però ripeto, nel merito, come abbiamo già discusso nelle commissioni precedenti, non c'erano particolari questioni ancora, o comunque sono molto poche rispetto alla massa di emendamenti presentati. E ci sono stati anche parecchi equivoci, alcuni forse anche cercati, non so, l'esempio per cui io avrei voluto depenalizzare dei reati, cosa che ovviamente un comune non può fare e che non mi sognerei mai neppure di volere o di proporre, ecco, per cui c'è stata un po' di Incomprensione. incomprensione evidentemente. La maggioranza ha presentato alcuni, una piccola parte dei 127 emendamenti, una decina, alcuni dei quali erano già superati nel testo ultimo, quindi insomma con la maggioranza nel merito e nei contenuti, non, ripeto, non c'erano particolari divaricazioni. Beh, perché quando poi alcuni consiglieri approfittano di uno spazio che gli è giustamente concesso per entrare invece nel merito o mettere in discussione un percorso che c'è stato, magari un percorso che loro non hanno seguito, a cui non hanno dato un contributo, mi sembra anche giusto, come dire, per amor di verità, spiegare il fatto che invece tanti passaggi ci sono stati e che molti emendamenti avevano chiaramente una funzione puramente polemica e strumentale.